C'è grande fermento a Viale Mazzini per via dei palinsesti Rai 2019-2020. La questione bollente riguarda il futuro incerto di Fabio Fazio. E non solo. Molti dovranno dire addio a due canali tematici Rai, di cui uno è noto per le repliche di molte fiction amate, come Il Paradiso delle Signore. Che sta succedendo? Cancella Rai Movie e Rai Premium, la protesta degli attori. In questi giorni si è alzato un grande polverone per via della chiusura di due canali tematici molto amati dal pubblico Rai. Il nuovo piano aziendale prevede la rinuncia a Rai Movie e Rai Premium. Il primo è un canale dedicato interamente al cinema, soprattutto italiano. Il secondo, invece, è dedicato alle repliche di fiction e soap di un certo spessore come Che Dio ci aiuti e Il Paradiso delle Signore. Ma nessuna paura perché, come l'Araba Fenice, dalle ceneri di queste due piattaforme dovrebbe nascere un nuovo canale chiamato Rai 6. Si tratta di un canale destinato ad un pubblico prettamente femminile. Le repliche delle fiction e della daily soap dove saranno trasmesse? Questa è la domanda che molti utenti si stanno ponendo sui social. Per ora, le repliche di fiction, serie TV e soap opera della TV di Stato si possono rivedere attraverso il portale gratuito di RaiPlay, registrazione richiesta. In TV, invece, bisogna aspettare la stagione estiva per rivedere alcune fiction di grande successo. Infatti, la replica del Paradiso delle Signore versione Daily sarà ritrasmessa in estate su Rai 1 al posto di Vieni da me. Sicuramente saranno replicate anche Che Dio ci aiuti e Don Matteo, sempre sulla prima rete. Fabio Fazio sfrattato, ecco il motivo. Il conduttore di Che Tempo Che Fa sarebbe stato buttato fuori dal palinsesto di Rai 1. Ad appena due anni dalla sua promozione, Fabio Fazio sarebbe costretto a ritornare su Rai 3 oppure trasferirsi su Rai 2. Questa retrocessione non sarebbe stata ben accolta dal conduttore ligure deciso a rimanere dove. Secondo alcune voci di corridoio maligne, il suo sfratto sarebbe dovuto dalla poca simpatia che il governo giallo-verde nutre nei suoi confronti. Qualunque sia il destino di Fazio, sicuramente si scatenerà un mare di polemiche.